Sono le 10:30, oggi è il 18 agosto e no, sono le 10. Alle 18:30 il mio volo parte per tornare a casa e faccio un giro ancora qui e poi mi preparo per l'aeroporto. E c'è un caldo umido pazzesco. Qua la pazzia, ragazzi, spopola proprio, cioè, ma pazzia, eh. Io non so quanti pazzi nel giro di 24 ore ho incontrato, scene assurde, povera gente, homeless ovunque. Questa è un'ora che urla da sola. Questa è Times Square. Penso che per andare in aeroporto chiamerò Uber perché non ho assolutamente voglia di fare mille giri con le valigie. Quindi sono soldi ben spesi, anche se sono tanti. Penso che siano $70 per andare in aeroporto con Uber. Però pazienza. Facciamo un giro all'Hard Rock Cafe. Mamma mia, povera gente. Eccomi di nuovo a Times Square, andando dritto di qua. Dovrei arrivare a Central Park, vorrei arrivare a vedere il mosaico di John Lennon. Vediamo se riesco a trovarlo. Umido è veramente fastidioso. Ok ragazzi, ora vi mostro le moto della polizia. Questa è una Twin Cam 103.
Eccomi entrato a Central Park in cerca del memorial di John Lennon, circa 14 minuti a piedi penso. Ciao bello! Dopo una sudata pazzesca, eccomi qua, allo Strawberry Field, memorial di John Lennon. Ok ragazzi, ultimi veramente minuti qua a Manhattan, ora raggiungerò di nuovo l'hotel, chiamiamolo così, dove ho tutti i bagagli, e chiamerò Uber e si va in aeroporto. Qua veramente fa troppo caldo, troppo umido, sto soffrendo. New York sarà bello tutto quanto, ma non fa per me, non è il mio stile. A me piacciono posti come il Texas, non questi centri così affollati. Quindi sono contento di andare. Arrivato con Uber, circa un'ora di macchina, pagato 83 euro, ho già passato i controlli, ho pagato il bagaglio aggiuntivo e niente, ora si va al gate, si aspetta e non bisogna avere fretta in questi casi,
se no diventa stancante, molto stancante. Tanto queste sono occasioni per pensare al viaggio, ripenso a tutto, sto ripensando a ogni momento, a quando sono atterrato, quando ho preso la moto, quando ero in Texas, quando faceva caldissimo, sono emozioni che riaffiorano, bellissimo, un viaggio fantastico e anche questo fa parte del viaggio, ritornare a casa, quindi nessuna noia anche se stancante. Arrivederci, ciao.